Siamo con Emiliano Vitiello, DS del Sala, un inizio anno con una prestazione buona, però purtroppo è arrivata una sconfitta. Peccato, perché secondo me l'approccio alla partita era stato perfetto. Secondo me nei primi 40 minuti abbiamo tenuto testa una squadra che a detta di tutti deve stare là davanti. Siamo andati in vantaggio e paradossalmente dopo il vantaggio loro sono rimasti anche in 10, perciò la partita si era messa veramente perfettamente, e invece c'è stato un blackout. Nel giro di 3-4 minuti gli abbiamo concesso il rigore, che era evitabilissimo, e siamo andati a riposo sull'1-1, però con l'uomo in più, e poi nel secondo tempo invece è stata una partita molto più maschia, più combattuta, dove anche l'uomo in più non si è visto, onestamente. Potevamo fare sicuramente qualcosa in più. Poi siamo rimasti in inferiorità numerica anche noi, perciò 10 contro 10, in 10 contro 10 bisogna essere onesti, loro hanno fatto qualcosa in più di noi, e peccato, perché per come si era messa la partita, onestamente penso che l'abbiamo buttata via noi. Potevamo essere molto più tranquilli e calmi in certi frangenti.